arrivando a Zurigo, negli anni in cui sono arrivato nel 1960, la città era completamente diversa da quella che è poi diventata con il 68, vale a dire era una città caratterizzata dai Tirum delle Frauenverein, vale a dire Tirum dove non si consumava alcohol, poi c'era la Polizeistunde, vale a dire l'ora di mezzanotte in cui si chiudevano tutti i locali pubblici, poi c'era l'impossibilità del concubinato, non si poteva portare una ragazza in una camera perché altrimenti saresti stato subito cacciato dall'appartamento che avevi in affitto. C'era insomma una società molto chiusa, molto dominata da, diciamo, dalla filosofia zwingliana, no? E quindi c'era un modo anche di concepire i rapporti molto più prudente, molto più cautelativo, eccetera. Invece con il 68 è cambiato molto di questo. È stato il primo grande scossone che ha ricevuto la città di Zurigo e che si è poi naturalmente perfezionato attraverso gli anni su fino agli anni 80, quando ci fu una seconda ondata di contestazione, quella della Bewegung, della cosiddetta Bewegung, che portò anche a, diciamo, cambiamenti anche più radicali in fondo. Però il 68 rappresenta la fine della pedagogia nera, la fine di molti di questo culto dell'autorità. Il 68 ha dimostrato proprio che la città di Zurigo anelava un cambiamento e che questo cambiamento poteva partire soltanto da una gioventù ribelle. Penso che Mario Comensoli sia diventato zurighese nel 1968. Zurigo era una città borghese, terribilmente noiosa, dove c'erano bei teatri, cinema, ma non una vera vita culturale. Nel 1968 succede qualcosa che ne scuote le radici. Una scossa non proprio violenta, ma pur sempre un terremoto. Mario Comensoli ne rimane affascinato. I giovani che ne erano i protagonisti sono vestiti in modo diverso, colorato, sono dinamici, pieni di energia. E Comensoli, che come pittore ama i colori ed è lui stesso carico di energia, può identificarsi con questi ragazzi. I primi personaggi che aveva rappresentato arrivando a Zurigo erano gli emigrati del sud, erano gli stranieri dalle tute blu, e lui si sentiva in qualche modo parte di quell'umanità. Con l'avvento del 68, invece, non si sente più straniero. Prende parte a quelle discussioni, a quelle proteste che riversa nei suoi quadri. Il 68 rappresenta l'avvento di una democrazia di base. Mi ricordo di discussioni, di assemblee affollate che si svolgevano a Zurigo, che erano delle esperienze faticose proprio per lo spirito democratico che le caratterizzava. Ognuno poteva intervenire nei dibattiti senza essere interrotto, dilungandosi su ogni tema, ma l'importante era che ognuno potesse esprimersi. Ogni intervento era considerato importante alla stregua del seguente. Se si osservano queste opere, si nota subito che quelli in esse raffigurati sono gruppi senza gerarchie.
Non vi sono persone privilegiate rispetto alle altre. Vi sono anche delle star, ma li vediamo spesso soltanto di spalle, come il numero 14 in questo dipinto. Gli spettatori e gli altri corridori sono altrettanto importanti ed è questo il messaggio politico che si vuole trasmettere. Ma vi sono anche personaggi come la giovane a cavalcioni del busto del riformatore Ulrico Zwingli. Qui il messaggio è altrettanto chiaro. Basta infatti osservare la figura di Zwingli, così grigia, così corrucciata. L'epoca del protestantesimo zwingliano è finita. Si affaccia all'orizzonte un'umanità che rivendica più libertà, più ottimismo, più colori di quella del conformismo borghese. Guai con Comenzoli parlare di politica. Diceva che un pittore non deve essere mai un politico, che deve rappresentare la realtà, interpretarla, ma mai in qualche modo sostituirsi a un politico per celebrare, per analizzare, per in qualche modo modificare la realtà. Dunque Comenzoli nel 68 vede qualcosa di diverso, vede una festa dei colori, una festa dei giovani, e si abbandona a questa festa con una sua pittura tutta diversa rispetto al passato. Le pistole, come anche certi fucili che appaiono nei quadri del 68, sono strumenti in fondo non di offesa ma di ribellione. Sono strumenti anche di emancipazione per le donne che lui rappresenta nei quadri. Vale a dire, sono degli strumenti che servono a dire al pubblico femminile: siamo qui, siamo pari agli uomini nella nostra capacità di offendere, ma non naturalmente in modo cruento. Nel 1968 Comenzoli non ha bisogno di raccontare la realtà attraverso dei simboli. Il nuovo mondo che rappresenta vive soprattutto di riflessi cromatici, di invenzioni dinamiche, anche se a poco negli anni successivi il suo discorso si fa più complesso. Nel 1973, quando nasce un ciclo che fa da controcanto al mito di Tell, la sua narrazione si fa sempre più intellettualmente acuta con il ricorso a una fitta simbologia. Il 68 era invece per la pittura di Comenzoli un momento in cui dava libero sfogo alla sua sensibilità emotiva senza filtri intellettuali. Direi che in questa prima fase si manifesta maggiormente la sua spontaneità pittorica. La sua grande caratteristica, la sua grande qualità è stata quella di rappresentare delle figure umane. Io mi ricordo che fin dall'inizio della sua pittura, quando aveva uno scambio di opinioni con un professore che gli era amico, un professore ticinese, il professor Martinola, quest'ultimo gli diceva: tu hai le capacità per arrivare alla figura umana, perché a quei tempi dipingevano molti paesaggi quando lui conobbe Martinola. Tu hai la capacità di arrivare a una figurazione umana e sei un grande privilegiato. Comenzoli si caratterizza per la sua rappresentazione della commedia humaine, vale a dire di questi personaggi della commedia umana che rappresentano proprio il motore del suo racconto. Quindi è chiaro che il 68 per lui è stato, con questa esplosione di folle, di giovani, è stato per lui una scoperta e una conferma.